Friedrich Nietzsche, in Sull'utilità e il danno della storia per la vita, parlò di malattia storica, prendendosela con quella che egli ravvisava come principale o tra le principali patologie del suo secolo. Con malattia storica Nietzsche intendeva in particolare la tendenza tipica dell'Ottocento, in particolare tipica dei sistemi post-hegeliani, a vedere ovunque la storia, o in termini più generali, a storicizzare tutto, a non riuscire a concepire nulla al di fuori del fluire del tempo storico. Ciò a cui Nietzsche, come sappiamo, reagirà non solo in Sull'utilità e il danno della storia per la vita, ma anche negli scritti successivi, reagendo appunto a questa visione tipicamente ottocentesca, quale si esprimeva nelle grandi filosofie della storia, che privavano, diceva Nietzsche, privavano il divenire della sua innocenza, attribuendogli compiti, progetti, mete interne al divenire storico, cioè colonizzavano il futuro con progetti, attribuendo al divenire storico una necessità teleologicamente orientata. Ora potremmo dire, riprendendo anche la formula che Nietzsche utilizzava in Sull'utilità e il danno della storia per la vita, la domanda che Nietzsche poneva di quanta storia ha bisogno la vita. Nietzsche diceva che una vita totalmente sommersa dalla storia non può esistere, vi è anche bisogno di oblio, se no si finisce per essere sepolti nella storicità. E Nietzsche portava come esempio quello dell'animale per il quale ogni istante si spegne nell'oblio, non c'è la catena dei ricordi e della memoria. Oggi potremmo dire, variando il tema nicciano, che da essenzialmente dal 1989 e anni seguenti, siamo entrati in una nuova patologia che potremmo chiamare niccianamente come la malattia antistorica, che è effettivamente il rovesciamento della patologia diagnosticata da Nietzsche nel suo secolo. Se ai tempi di Nietzsche era dominante la tendenza a tutto ricondurre alla storia, oggi prevale invece la patologia opposta, quella cioè in forza della quale si perde completamente di vista la storicità e si vive nel tempo di quella che Fukuyama chiamava nel suo fortunato libro la fine della storia, come se non vi fosse più storicità, come se la storia si fosse congelata nel 1989 con il crollo del muro di Berlino e vi fosse un eterno presente, privo di divenire, come se appunto fosse venuto meno lo scorrere tridimensionale del tempo nella sua corsa procedente dal passato verso il futuro e transitante per il presente stesso, come se appunto rimanesse solo il presente. Ora, questa malattia antistorica, oltre a essere una malattia, giacché rimuove completamente una delle dimensioni fondamentali dell'esistenza umana, che è la storicità, l'umano è immerso nel divenire storico, è progettuale per questo, può aspirare a progettare futuri alternativi rispetto al presente, così conferendo anche Heidegger Docet un senso al presente stesso come luogo di progettazione di futuri alternativi. L'uomo è per sua natura Entwurf, progetto, sporge in avanti, è storico proprio perché vive il presente in una sua costante apertura verso il futuro, ma poi oltre a essere una malattia, diciamo così, antropologica, questa assenza di storia è una delle grandi ideologie del nostro presente onnipresente, del nostro eterno presente che mira a rimuovere la passione per il futuro su cui invece era venuta sviluppandosi la modernità. In particolare domina a tutti gli effetti la ideologia antistorica, l'ideologia della fine della storia, ideologia con la quale si mira a rimuovere la possibilità di essere altrimenti, giacché la storia, considerata nel suo senso più ampio, significa esattamente giacimento di possibilità. Possibilità di essere altrimenti, facendo del presente qualcosa di non puramente effettuale ed esistente, qualcosa di non puramente dato
in eterno, ma qualcosa di transeunte. Secondo la visione storica, il presente non è eterno, ma è un momento della catena del divenire e in quanto tale ha una sua storia e procede verso altre dimensioni, non è destinato a rimanere tale in eterno. La storia è in questo senso il luogo della possibilità e del divenire. Come diceva Musil nell'Uomo senza qualità, la storia è il Möglichkeitssinn, il senso della possibilità. Nella storia vi è il divenire, non vi sono forme stabili ed eterne non sottoposte al cambiamento. Per questo l'ideologia antistorica dell'odierno fanatismo dell'economia che mira a rimuovere la storia per impedire ai miseri atomi sociali odierni di pensare a futuri alternativi o comunque di pensare al presente come transeunte non eterno, ebbene l'odierna malattia antistorica mira esattamente a rimuovere il senso della possibilità, a far sì che la realtà si dissolva nell'effettualità e cessi di essere pensata come Wirklichkeit, come processo storico diveniente in cui il presente è una tappa né ultima né intrascendibile. In questo senso, tramite questo proliferare della malattia antistorica, si finisce per dire della storia ciò che Goethe diceva della natura. Essa è sempre stata qual è e sempre sarà qual è. In questo modo si pensa che l'odierna globalizzazione corrisponda a un destino intrascendibile, corrisponda al punto di arrivo della vicenda storica e non sia dunque passibile di trascendimento in vista di futuri diversi e migliori. L'ideologia dell'odierna malattia antistorica si regge in fondo su quella grande narrazione che già nel 1847 Marx, in Miseria della filosofia, aveva impietosamente smascherato. È come se vi fosse stata storia, ma ora non ve ne fosse più, diceva Marx criticando i pensatori dell'economia politica classica del suo tempo e demistificandone dunque la tendenza a santificare i rapporti di forza realmente esistenti. Ecco, reagire alla malattia antistorica significa anzitutto riscoprire la storia come luogo della possibilità. Significa riscoprire il presente come possibilità e come storia. Significa tornare a pensare la realtà come possibilità, né come un destino eterno, né come il compimento di un'avventura storica che non permette futuri alternativi. Occorre riappropriarsi del senso storico per pensare futuri alternativi e per non ammutolire nella miseria presente di un mondo compiutamente reificato.